Sono passate 19 ore da quando è iniziato tutto. Devo scriverlo. Prego che nessuno legga, ma devo comunque scriverlo. Non mi fermerò mai, per quanto inutile sia, e so perfettamente che nemmeno fermerà loro. Lavoro come addetto al servizio clienti, tanto per iniziare. Il lavoro è uno schifo, ma almeno guadagno quel tanto che mi basta per pagare le bollette. E una cosa, se odiate chiamare il servizio clienti, non preoccupatevi, anche loro odiano parlare con voi, tanto per mettere le cose in chiaro. Non importa in quale compagnia io lavori, la cosa importante è che loro hanno un servizio 24 ore su 24 che non si ferma mai, per nessun motivo e per nessuna festività. Questo vuol dire che qualcuno deve fare i turni notturni e questa settimana il succhiascuse notturno devo farlo io. Il palazzo in cui lavoro è vecchio, più o meno di 70 anni, credo. Penso che all'inizio fosse un'industria che creava mobili per uffici o una roba del genere. È comunque fuori dalla periferia, sepolto all'interno della zona industriale. La notte spengono tutte le luci, tranne quelle nel piano per la produzione. Sapete, per risparmiare sull'energia. C'è solo una guardia di sicurezza, me stesso, e due altri addetti al servizio clienti. Le chiamate sono poche e questo contribuisce ad alimentare un'atmosfera un po' inquietante, diciamo. Sapete, non lavoriamo vicino ai quartieri comuni e io sono circondato da quintali di cubi. Non siamo abbastanza importanti da permetterci cubi interi. Gli altri due miei colleghi sono seduti nell'altro lato della stanza, tanto per intenderci. Io non riesco a vederli molto bene, fino a che uno di loro non si alza per andare al bagno o fare qualcosa di simile. Siamo tutti mezzi addormentati, non vediamo o non siamo realmente a conoscenza di chi ci sta accanto. Insomma, ognuno si fa i fatti suoi. Io di solito, in attesa delle rare chiamate, gioco al solitario. Non nel computer, preferisco le carte vere e proprie, ma non sono sicuro che ve ne importi più di tanto. Ah, il mio nome comunque è Samuel Roper Jokin. È uno strano nome, lo so, ho 39 anni e questo lavoro è l'unica cosa che so fare nella mia vita. Ricevo ogni giorno delle chiamate da mia madre, anche se, ebbene sì, la odio e penso che lei lo sappia anche. Vivo in un piccolo appartamento, non ho una ragazza, non ne ho mai avuta una, a dire il vero, ma sinceramente non me ne importa neanche più. Questi turni notturni mi scassano, è parecchio. Non vado al bagno perché il corridoio è completamente buio e non si vede nulla. Sì, lo so che non dovrebbe importarmi di simili cagate da bimbi, ma sentite, ho paura del buio, va bene? La fine del corridoio è così nera che sembra che nemmeno esista e quando ero nel corridoio il condizionatore ha iniziato a funzionare. Dall'oscurità della fine del corridoio è arrivato un lamento di come se qualcosa di morto da molti anni sia riuscito finalmente ad esprimere la sua miseria. Insomma, mi sono immediatamente girato e sono ritornato al piano di produzione. Sono rimasto lì fino alla fine del mio turno, ignorando quanto mi servisse andare in bagno. I miei colleghi si muovono come zombie, non mi parlano mai, io non parlo a loro e sì, probabilmente sembrerò cattivo, ma d'altra parte quanto loro lo sembrino a me. Come ho detto prima, le chiamate sono poche e quelli che chiamano di notte sono diversi.
uno strano tipo di persone, persone che credono che noi siamo una linea porno o ci trattano comunque come se lo fossimo, ma anche ubriachi, drogati o entrambi. Persone che chiaramente si toccano ascoltando il suono della mia voce. E questa è un po' la fauna notturna con cui ci troviamo ad avere a che fare, ma quel tizio che mi ha chiamato quella notte non era della loro stessa pasta. Il suo nome era Howard e sembrava un vecchio gentiluomo. Ha detto di aver comprato un nostro prodotto un paio di mesi fa. Un prodotto, a dire il vero, che la nostra compagnia non produce più. Ebbene, questo oggetto ha misteriosamente smesso di funzionare, guarda caso, qualche giorno dopo la scadenza dei 90 giorni di garanzia. Una cosa che manderebbe su tutte le furie chiunque. E invece questo tipo era stranamente freddo quando ci chiamò. Voglio dire, non è mica la fine del mondo, ha spiegato poi. Ma per essere onesto, sento veramente che qualcuno sappia che si stava per rompere tutto. In ogni caso, perché la garanzia non è stata fatta per un anno? Perché hai pagato $30 per tutto, taccagno, pensai. E invece capisco, Howard, davvero, e ti voglio aiutare, credimi. Sfortunatamente non sono nella posizione di poter ignorare la politica dell'azienda. Desidererei che ci fosse qualcosa che posso fare gratuitamente, ma il servizio ora costa il prezzo del nuovo modello più il trasporto. Howard sbuffò sonoramente. Ok, penso che dovrò conviverci. Suonava annoiato, come se non gli importasse realmente, oppure come se avesse chiamato solo per la voglia di chiamare. Posso aiutarti in qualche altra maniera, Howard? No, penso di no. Ok, grazie per averci chiamato allora, e passa una buona serata. Anche a te. Loro aspettano e guardano, e noi non vediamo. Eh? Come? Chiedo scusa, Howard, cosa hai detto? Ma se n'era andato. Dopo questa chiamata la stanza sembrava troppo silenziosa. Troppo davvero, perché non riuscivo a sentire nemmeno i click delle tastiere dei miei colleghi mentre navigavano nel web. La luce era meno luminosa del solito. Magari era un altro stratagemma per risparmiare energia, non so. Ma l'aria condizionata era spenta, la stanza era calma e io cominciavo a sentire di nuovo il bisogno di andare al bagno. Sono passati mesi dall'ultima volta in cui mi ero avventurato nell'abisso nero che c'è là fuori e deve essere stato proprio in questi giorni dello scorso anno, ovviamente, e comunque non c'era questa fitta oscurità. Questa stanza aveva una fievole luce, ma almeno era una luce. Invece il corridoio no. Per qualche ragione il mio discorso con Howard mi ritornò in mente, ma nello stesso tempo in maniera molto distratta. Cosa aveva detto alla fine? Neanche lo ricordavo, qualcosa sul non vedere. Per qualche ragione l'idea di un viaggio nel corridoio mi sembrò peggiore dell'ultima volta. Comunque mi alzai, misi il telefono nel modo interruzione non pianificata, determinai che ero stupido e che quest'anno avrei fatto i 40. Con una premessa del genere, un corridoio scuro non doveva essere una cosa di cui un uomo di 40 anni doveva aver paura. Però c'era un rumore di passi proveniente dal fondo del corridoio e sapevo che non erano i miei.
perché erano più lenti, molto più lenti. Mi fermai. I passi continuarono per qualche secondo dopo che i miei si fermarono, poi non li sentii più. Ora però c'era un altro suono, qualcosa che assomigliava ad una lieve brezza, accompagnata dal muoversi degli alberi, e poi sussurri, e qualcuno che rispondeva a questi sussurri. Loro aspettano e guardano, e noi non vediamo. Mi girai e tornai al piano di produzione. Mi misi seduto con calma, mettendo il mio telefono nel modo pronto. No, non stavo assolutamente andando nel panico e no, non ho sentito alcun passo o sussurro. Ho solo sentito l'eco dei miei passi e il rumore dell'aria condizionata mentre si metteva in moto. Questo è tutto. E fu in quel momento che il mio telefono iniziò a squillare, quasi immediatamente. Trattenni un urlo e risposi alla chiamata. Grazie per averci chiamato, mi chiamo Samuel. Come posso aiutarla? La mia voce suonò totalmente calma. Samuel. Anche questa voce suonava egualmente calma, ma era familiare. Howard? Ascolta, mi dispiace che ho chiamato di nuovo, ma devo sapere se c'è qualcun altro con cui io possa parlare del mio prodotto, intendo. Non posso credere che non ci sia nulla da fare. La sua voce suonava innaturale e bizzarra, come se stesse leggendo da un copione che non aveva mai letto prima. E non era il copione di un attore. Il tono intelligente della sua scorsa chiamata era svanito. Penso di averlo infastidito in qualche maniera. Howard, senti, è tardi, iniziai. Non c'è nessun altro tranne me e altri due miei colleghi e tutti e due hanno lo stesso livello di autorità che ho io. Era tanto per dire, nessuno ha autorità qui. Quindi, attualmente, il meglio che posso fare è mettere il tuo reclamo nella coda per il manager e sarà lui a richiamarti, magari anche già domani mattina. Questo non può aspettare. È stata la sua risposta, immediata. Il mondo è piccolo e cambia costantemente. Loro guardano e loro arriveranno presto. Mi congelai. Questo era un totale nuovo livello di stranezza. Le parole della scorsa chiamata con Howard mi ritornarono in mente con un flash e ricordai quanto normale era nella sua scorsa chiamata. Howard era definitivamente uno di quei pazzoidi che chiamavano alla sera. Guarda, Howard, io non so cosa dirti, ho fatto tutto quello che potevo io. Loro vedono attraverso la realtà e loro sanno. Loro che si nascondono dietro la vista, quelli che si nascondono nell'ombra e coloro che non ne hanno una, non hanno nome. Loro, anzi, hanno tutti un nome, non li vedi finché non lo fai. E quando lo fai, non lasciarti vedere. Con ciò, Howard mi attaccò il telefono in faccia. Il mio cuore stava pulsando velocemente. La voce di Howard suonava così mortalmente seria e attraverso il suo tono piatto riuscivo a sentire la paura che provava. I miei colleghi stanno continuando a dormire rumorosamente alla fine della stanza. Ma perché la chiamata di Howard non poteva capitare a uno di loro invece che a me? Rimasi tristemente immobile, ancora una volta. Questa volta però non sono riuscito a dimenticare le parole di Howard e sinceramente non ci riuscirei nemmeno se ci provassi. Quelli che si nascondono nell'ombra e coloro che non ne hanno una. Rimasi davanti al mio telefono. Il reclamo di Howard era ancora aperto sul mio schermo e c'era anche il suo numero di telefono. Rimasi a fissarlo per un momento, poi quando capii cosa stavo facendo lo chiamai.
Suonò in continuazione. Apparentemente Howard non aveva un servizio di risposta e, dopo un po', con un violento stridio, sentì qualcosa che suonava come se Howard avesse alzato la cornetta dalla base del telefono. Poi cadde a terra con un forte rumore che risuonò nelle mie orecchie e poi ancora il silenzio. Howard? Howard, sono Samuel del servizio clienti. Per caso ci... Stanno arrivando. La stessa piatta voce. Chi è che sta arrivando, Howard? Loro conoscono il nostro mondo ora. Le barriere non sono più nel posto in cui dovrebbero essere. Loro vedono, loro stanno arrivando. Howard, devo sapere di cosa stai parlando, cosa sta succedendo, chi è che sta arrivando? Non li conosciamo, pensavamo di conoscerli. Abbiamo scritto storie su di loro, ma la verità è peggiore della finzione. Loro sono qui, loro sono reali, loro ci guardano. Sono così dispiaciuto, amico mio. Non te lo dovrei aver detto. Se non lo avessi fatto loro, ora non saprebbero di te. Ma ora... ora... La voce si interruppe. Howard, non mi hai ancora detto che cosa sono loro. Avevo praticamente gridato all'interno del telefono. Non devo farlo. Forse se non te lo dico non riuscirai a vederli. E se tu non li vedi, forse... forse loro ti lasceranno libero. Io non ho avuto questa fortuna. Ok, ora ero davvero nel panico. La stanza stava definitivamente diventando più scura e il rumore di passi provenienti dal corridoio mi risaltò in mente. Sono pronto a scommettere il culo che li sento di nuovo, ma questa volta più vicini. Non puoi iniziare a dirmi una cosa e non finirla, urlai. Perché menzionarli se poi ti rifiuti di dirmi il resto? Non disse nulla per un momento, poi... Perché non posso. Cosa, Howard, cosa? Non posso. E ci fu più silenzio di prima. Poi finalmente... Loro sono qui. E la linea cadde. Mi misi seduto e continuai a fissare lo schermo con il panico che cresceva pian piano. La voce di Howard cambiò molto nell'ultima parola, diventando profonda e rauca allo stesso tempo. Era una voce completamente opposta a quella dell'uomo geniale che aveva chiamato non molto tempo fa, diventando qualcosa di totalmente differente. Le luci iniziarono a schiarirsi, velocemente, in maniera molto brillante. Il monitor si illuminò, le ombre nella stanza si cominciarono a gonfiare, luccicando e si muovevano a caso. Poi la luce si oscurò di nuovo, avvicinandosi all'oscurità più totale. Qualcosa si mosse nell'angolo del mio occhio, creando un rumore frettoloso. Una lunga ombra illuminata dal riflesso del mio schermo si mosse e le stavano spuntando delle lunghe braccia. Qualcosa camminò da uno dei cubi lontani, fermandosi davanti al mio, e dall'angolo della mia visione potevo vedere che mi stava osservando. Rimasi seduto davanti al monitor. Le ombre continuavano a gonfiarsi e a danzare. Io non alzai mai lo sguardo. Mi concentrai sulla luce del mio schermo. Qualcosa di grosso era dietro di me. Le ombre iniziarono a circondare la stanza e le loro forme si stavano riflettendo per intere nel monitor del mio computer quando sentii un caldo respiro sul mio collo. Mi rifiutai di guardare che cosa lo stava producendo. Scrissi nel reclamo di Howard che avevo ancora aperto sul mio PC: «Perché? Perché? Perché Howard? Perché loro sono qui?» Fuori da ogni ragione, delle parole apparvero sullo schermo sotto le mie. Loro sono sempre state qui, ma solo ora lo sai. Solo ora puoi vederli. E loro ti possono vedere. Chiusi il documento di Howard senza nemmeno salvarlo.
non posso aiutarmi da solo, come vedete. C'è qualcosa che mi forza a condividere questa conoscenza e sono probabilmente nella stessa situazione in cui era Howard. L'unica cosa che posso fare è darvi questi consigli. Non alzate mai lo sguardo, non guardate mai attorno a voi. Tenete i vostri occhi su queste parole, leggetele di nuovo e ancora, dovete farlo. Non controllate gli angoli dei vostri occhi. Se lo fate e vedete qualcosa, sperate che sia solo la vostra immaginazione. Loro ci guardano, loro ti vedono e loro stanno aspettando che tu ti accorga di loro. Se dai loro un qualsiasi segnale che possa far loro capire che tu sei qui, loro verranno per te. Loro ti cancelleranno. E poi...